Oggi un video che non è stato richiesto. Di più, vero nonna? Oggi vi propongo 1000 modi per conservare il basilico per l'inverno. Alcuni consigli sono di nonna e altri li ho trovati in rete. Poi li ho raccolti in un video che spero vi possa essere utile. Allora, nel primo metodo l'ho messo sotto olio con un po' di sale. Con questo metodo otterremo sia l'olio aromatizzato al basilico, sia il basilico profumato, sia anche il sale aromatizzato al basilico. Secondo metodo è quello preferito di nonna, è quello con i ghiaccioli fatti con il basilico. Super utili, soprattutto quando dovete preparare un pranzo all'ultimo minuto. Ho utilizzato il metodo dell'essiccazione, quindi ho messo le foglie di basilico al sole e l'ho fatta asciugare per 2-3 giorni, a seconda poi di quanto è forte il sole, e l'ho macinato e ci ho fatto appunto la polvere di basilico, perfetta per condirci ad esempio le focacce, ma anche i primi, i secondi. Altro metodo, quello classico, è congelarlo.
Insomma, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un like, commentate e condividete. Come sempre, se avete dubbi e domande, scrivetele qui sotto nei commenti. Nonna vi saluta. Saluto. Tu sei di passaggio per questo video, in realtà. Sì. E noi ci vediamo alla prossima ricetta. A presto. Ciao.